sono Marco, benvenuti ad una nuova video recensione di xtremehardware.it. Oggi vi presenteremo il nuovo case Corsair 600T Special White Edition. La casa statunitense ha debuttato nell'ambito dei cabinet con la serie Obsidian, presentando l'800D, un prodotto che ha raccolto un successo eccezionale in ambito mondiale, diventando un punto di riferimento nella fascia dei full tower per le innovative soluzioni tecniche apportate. Grazie alle tecnologie introdotte, Corsair in questi ultimi due anni si è imposta nel mercato, andando a soppiantare brand con esperienza ventennale nella produzione di cabinet. Grazie agli alti standard di progettazione e costruzione, i cabinet Corsair sono divenuti fonte di ispirazione per i progettisti di altre case produttrici. Il nuovo 600T Special White Edition è identico al telaio originale Graphite 600T. Le differenze sostanziali riguardano la colorazione bianca e l'introduzione del pannello laterale sinistro, in cui sarà possibile installare a piacimento una finestra in plexiglass oppure una griglia mesh, in cui troveranno alloggiamento fino a 4 ventole da 120 mm per massimizzare il raffreddamento interno. Particolare attenzione deve essere rivolta alla speciale colorazione adottata. La maggior parte della superficie del case è verniciata di colore bianco. La vernice utilizzata è una speciale formula che nel tempo preserverà la tonalità originale. Quasi nessun case di questo colore offre questa durabilità. Ciò spiega anche il piccolo sovrapprezzo rispetto al 600T originale. Il bundle comprende manuale tecnico, viti per il montaggio dei componenti all'interno del cabinet, guarnizioni in plastica per gli hard drive, fascette in plastica, una piccola guida che ci illustrerà i limiti in merito alla garanzia del prodotto, chiave per il blocco del pannello laterale. Vi mostriamo ora i dati tecnici del prodotto. La paratia frontale del 600T ha un look semplice e pulito. È composta da un'unica griglia in mesh di colore nero che ricopre l'intera superficie. È divisa in modo da poter ospitare 4 bay da 5.25 nella sua zona superiore. I copri drive bay presentano del filtro antipolvere. In basso è presente una ventola da 200 mm con LED bianchi per immettere aria fresca all'interno del cabinet. Nella sezione inferiore della griglia notiamo il logo Corsair che spicca con una colorazione bianca. La ventola in immissione frontale è protetta da un filtro antipolvere estraibile dall'esterno. Basterà infatti premere sui suoi due lati superiori per rimuovere il filtro dal suo alloggiamento. Ecco qui. Non dovremmo quindi sganciare l'intero pannello frontale per la pulizia del filtro. Una soluzione veramente pratica e geniale. Nella sezione superiore del cabinet troviamo il pannello delle connessioni, in cui sono presenti 4 porte USB 2.0, l'ingresso per il microfono e quello per le cuffie, un fan controller mediante il quale potremmo gestire fino a 4 ventole totali, una porta FireWire, una porta USB 3.0, il LED di stato, il pulsante di power che incorpora il LED di funzionamento e quello di reset. Segnaliamo l'estrema cura per i particolari. La manopola è perfettamente verniciata ed i pulsanti per l'accensione ed il riavvio sono anch'essi di colore bianco. Nel pannello superiore troviamo una griglia estraibile di areazione in mesh. Basterà una piccola pressione nella parte posteriore per la rimozione della stessa. Sotto di essa è presente un doppio fondo nel quale troveranno alloggiamento due ventole da 120 mm al posto della ventola di areazione da 200 mm nel caso in cui decidessimo di montare un radiatore da 240 mm all'interno del nostro cabinet. Nel vano troviamo la serratura per il blocco del pannello laterale ed un passacavo per il passaggio dei fili delle ventole. Preinstallata troviamo una ventola da 200 mm in espulsione situata internamente nel cabinet.
Anch'essa è munita di LED bianchi che daranno un ulteriore tocco di aggressività al 600T. Questa ventola potrà essere sostituita da due ventole da 120 mm. Nel pannello estraibile non è installato nessun filtro antipolvere. Il pannello laterale sinistro incorpora una finestra in plexiglass che metterà in risalto l'hardware installato all'interno del cabinet. La finitura dei particolari è perfetta. La finestra è ricoperta per tutto il suo perimetro da una guarnizione in gomma di colore nero che darà un tocco di eleganza in più. Nel caso in cui avessimo la necessità di raffreddare meglio i nostri componenti, Corsair ci dà la possibilità di sostituire la finestra in plexiglass con una griglia di colore nero. Questa permetterà di ospitare 4 ventole da 120 mm per incrementare ulteriormente il raffreddamento delle periferiche interne. La procedura di installazione della griglia è molto facile. Bisognerà svitare tutte le viti di ancoraggio della finestra, sostituirla con la griglia e riavvitare il tutto. Ricordiamo che Corsair fornisce nel bundle le viti per il fissaggio delle 4 ventole da 120 mm. Pur non essendo molto spessa, la lamiera che costituisce i pannelli laterali è molto solida e robusta al tatto. La procedura di sgancio dei pannelli laterali è molto semplice. Bisognerà infatti premere verso il basso su entrambi i sistemi di blocco presenti su ciascun lato. Nella zona posteriore del case troviamo una griglia di areazione in cui è installata una ventola di espulsione da 120 mm. 8 slot PCI, 7 dei quali ventilati ed uno chiuso, in cui è presente un foro per il passaggio dei cavi. Due fori per il passaggio dei tubi di un sistema di raffreddamento a liquido ed infine la sezione dell'alimentatore. La parte posteriore del cabinet è semplicemente spettacolare. Ogni minimo dettaglio non è stato lasciato al caso. La qualità della verniciatura è assolutamente impeccabile. Per preservare la nostra unità di alimentazione è presente un filtro estraibile dall'esterno, anch'esso di colore bianco, a testimonianza del fatto che Corsair non ha voluto lasciare nulla al caso. La parte interna del cabinet è molto accattivante ed è completamente verniciata di nero. La prima cosa che ci salta agli occhi sono le innumerevoli feritoie munite di guarnizione per il passaggio dei cavi. In questo case sarà quasi impossibile non avere una perfetta disposizione del cablaggio interno, pur possedendo un alimentatore non modulare. La grande apertura in corrispondenza del backplate della scheda madre faciliterà la sostituzione del dissipatore per la CPU. In alto spicca la grande ventola da 200 mm in espulsione. Una terza ventola da 120 mm è posizionata in estrazione nella zona posteriore del case. Quest'ultima è priva di LED. L'alimentatore non sarà sorretto da alcun supporto in gomma antivibrazione, sarà però ben ancorato da un sistema di blocco modulare. La guida scorrevole potrà essere bloccata in diverse posizioni, in base alla grandezza del nostro PSU. Il sistema di ancoraggio delle periferiche PCI avverrà mediante l'utilizzo delle classiche viti. Potremmo installare fino a ben 6 periferiche di memorizzazione da 3.5 pollici suddivise su due cestelli modulari sovrapposti. Potremmo avere diverse combinazioni. Entrambi gli alloggiamenti montati, il supporto superiore smontato, in questo caso la ventola interesserà anche la scheda video, supporti paralleli, in questo modo potremmo avere montati tutti e 6 gli hard disk, andando però ad interessare con la ventola in immissione anche la scheda video. Nessun supporto, in questo modo la ventola in immissione frontale immetterà aria all'interno del cabinet senza trovare ostacoli, interessando scheda video e dissipatore per la CPU. Gli hard disk saranno montati negli slot da 5,25 con gli appositi rack. Gli hard disk saranno montati su delle slitte. Nei perni di fissaggio è presente del materiale antivibrazione. Due ulteriori viti potranno essere installate per ancorare meglio le unità da 3.5 pollici.
Le slitte saranno compatibili anche con SSD da 2.5 pollici. Le periferiche da 5.25 pollici beneficeranno di un sistema di fissaggio completamente tool free. Nella sezione inferiore troviamo 4 solidi piedini antiscivolo ed antivibrazione ed il filtro estraibile per l'alimentatore. Ed infine una foto illustrativa che ci mostrerà l'hardware installato all'interno del Corsair 600T. Ancora una volta Corsair ha creato un vero e proprio capolavoro della tecnologia. Il 600T White Edition ci ha completamente entusiasmato durante la nostra recensione. È un prodotto d'élite destinato ad un'utenza che non vuole compromessi, dove ogni minimo dettaglio non deve essere lasciato al caso ed ogni particolare deve risultare assolutamente perfetto. La qualità dei materiali utilizzati è eccellente, la verniciatura è assolutamente perfetta e le soluzioni tecniche adottate sono di prim'ordine. Lo spazio interno è enorme, anche la configurazione più complessa troverà accoglimento in questo case. La gestione dei cavi è superlativa, la ventilazione è ottima, i filtri estraibili sono efficienti e facili da smontare. Molto efficiente anche il sistema modulare per i rack degli hard disk. Il Corsair 600T Special White Edition è sicuramente il miglior mid-tower presente sul mercato. Corsair non ha portato stravolgimenti progettuali rispetto all'originale 600T, ma ha introdotto dei miglioramenti significativi anche a livello estetico, che saranno molto apprezzati dai consumatori. Il prezzo di circa 145 euro ci sembra giustificato dalla qualità dei materiali e dalle soluzioni tecniche adottate. Si ringrazia Corsair per il sample fornitoci in test e alla prossima video recensione.